Sono iniziate in Piemonte le riprese di Prima di lunedì, il nuovo film di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, Martina Stella, Fabio Troiano, Sandra Milo, Sergio Muniz, Antonio Guerriero e soprattutto con il nostro Andrea Di Maria. È un'estate ricca di lavoro importante per Di Maria. L'attore salese, infatti, ha girato la fiction sul sindaco Vassallo interpretandone il figlio con Sergio Castellitto, poi ha girato a Lampedusa un film con Claudia Mendola e ora il lungometraggio con Salemme. Con l'attore napoletano Di Maria, occorre ricordare, ha dato vita a una coppia teatrale di grande successo negli ultimi anni. Tornando alle riprese del film, Salemme, ovvero Carlito, è una persona complessa, è un esteta ed è orgoglioso di essere italiano e possiede, come riporta il sito dell'ANSA, molte vecchie Fiat 500 di tutti i colori e una catena di supermercati. La trama del film, almeno da quanto trapela, prevede Carlito che deve far consegnare uno strano uovo di Pasqua molto appetibile in una Torino d'agosto e deserta. Marco e Andrea, ovvero il nostro Andrea Di Maria, amici inseparabili legati da Penelope, sorelle di Andrea ed ex di Marco, sono proprio sulla strada di Carlito e della sua 500 verde. Penelope sta per sposarsi. Marco, che sta guidando, non è stato invitato. Mentre si affanna a convincere l'amico che non gli importa nulla del matrimonio e di Penelope, finisce diritto contro la 500. Ora i due sono in debito con Carlito. Una commedia esilarante che è in fase di lavorazione in Piemonte, a Torino, Carrù, Mondovì e a Roma, prodotta da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe.